Uomo, chi sei? Non ti riconosco più. Chi sei, uomo? Chi sei diventato? Di quale orrore sei stato capace? Che cosa ti ha fatto cadere così in basso? 27 gennaio 2016, buonasera, buonasera e bentornati a TGTG. Le parole di Papa Francesco ci hanno fatto tornare a quella che è la follia dell'uomo, quando l'uomo riesce ad essere così crudele da dimenticare di essere un umano. Allora, presentiamo subito gli ospiti che questa sera ci aiuteranno a riflettere sull'informazione della sera. Innanzitutto una dottoressa, la dottoressa Gaia Bellanca, un medico, un volontario del CISOM, del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Buonasera, dottoressa. Buonasera a lei. E buonasera anche a Gadiel Taché, che è consigliere della comunità ebraica di Roma. Buonasera e benvenuti ad entrambi. Andiamo a vedere insieme quali sono stati i titoli principali dei TG appena andati in onda. Vediamoli insieme. Dopo la figuraccia mondiale, l'italianissimo vizio dello scaricabarile sulle statue coperte per la visita a Roma del presidente iraniano, la sovrintendenza passa la palla a Palazzo Chigi, che annuncia un'indagine interna. Il ministro Franceschini, io e Renzi non ne sapevamo nulla. Banche, in Senato si discute la sfiducia al governo, Renzi si difende, nessun conflitto di interesse per il ministro Boschi, dice, questo governo ha commissariato Banca Etruria, senza riguardo per nomi e cognomi. A minuti l'esito sul voto, ci colleghiamo in diretta. La polemica per le statue coperte per Rouhani, Franceschini scelta incomprensibile, né io né Renzi informati, la sovrintendenza chiedete a Palazzo Chigi. È il giorno della memoria dell'olocausto di ebrei, rom, sinti, testimoni di Geova, omosessuali, oppositori e disabili. Riflettiamo sugli orrori del nazismo perché non accada mai più. Mattarella cita Primo Levi, meditare e tramandare. Banche, al Senato le mozioni di sfiducia, Renzi nessun conflitto di interessi, orgogliosi delle nostre scelte, Forza Italia e 5 Stelle all'attacco. Il Senato ha appena respinto la prima mozione di sfiducia, quella presentata da Lega e Forza Italia, sta votando quella del Movimento 5 Stelle sulle banche. Bagarde e le opposizioni in aula durante le dichiarazioni di voto, il gruppo di Verdini e quello di Tosi votano con la maggioranza. Noi non guardiamo agli amici, ma il conflitto di interessi del ministro Boschi non esiste, ha detto Renzi tra l'altro nel suo intervento. C'è la politica, gli esteri, la memoria. Oggi in apertura abbiamo, come avete visto, tante notizie. Io, consigliere, se non le dispiace, vorrei tornare proprio a questa visita del presidente iraniano Rouhani. Come era prevedibile, non si è smontata questa polemica su questa copertura con pannelli di legno delle statue. Certo. Ma forse non era esattamente su questo che dovevamo soffermarci? Al di là della copertura delle statue, che trovo una cosa abbastanza grave, ma al di là di questo, la cosa che ritengo francamente inaccettabile è che si stia oggi qui a ricordare il giorno della memoria, mentre un capo di Stato che è a detta di tutti, sappiamo benissimo che è il maggior negazionista della Shoah, francamente la trovo una cosa assolutamente, che sia stato diciamo qui sì. In Italia accolto con tutti gli onori, la trovo francamente una cosa poco accettabile. Ne abbiamo parlato anche nei giorni passati, insomma al termine di questi tre giorni effettivamente c'è stato forse l'interesse economico che ha prevalso su tante altre cose, sulla denuncia dei diritti umani che vengono violati in Iran o anche su questo che giustamente sottolineava il dottor Taché. La trovo francamente poco opportuno, insomma.
Vedremo che cosa accadrà nelle visite successive, perché sappiamo insomma che il presidente iraniano è in tour per l'Europa, quindi vediamo che cosa accadrà. Nel frattempo però noi volevamo sottolineare anche un altro aspetto. Nella visita del presidente iraniano, del capo di Stato, a Papa Francesco è stata consegnata una medaglia. Dottoressa, lei la conosce bene quella storia della medaglia? Sì, per me è stata abbastanza significativa, perché comunque Papa Francesco ha dato la medaglia di San Martino. San Martino era un soldato che diede la propria coperta a un povero, in simbolo di fratellanza e di aiuto incondizionato. È un po' una storia che comunque ci tocca chi, come me, crede nell'etica e nella morale del CISOM e quindi del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta. Ci introduce intanto su chi siete. Sì, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta è attivo nell'aiuto del soccorso dei migranti già dal 2008, quindi in tempi poco sospetti, già a bordo delle unità navali della Guardia Costiera, Capitaneria di Porto Italiana e della Guardia di Finanza. Dal 2014 anche con la Marina Militare, collaboriamo con dei medici con la Marina Militare e abbiamo un team attivissimo che viene sempre intercambiato da professionisti, da medici, infermieri e soccorritori. Ci intercambiamo praticamente sia nelle unità navali sia a terra a Lampedusa, per un totale, una media di 15 per volta, tra cui due nelle unità navali maggiori, uno nella Marina Militare, e adesso abbiamo anche incrementato, rendendoci conto che la nostra attività di emergenza è tale da dover coprire anche delle emergenze che noi non possiamo permetterci di trattare sulle imbarcazioni di salvataggio, abbiamo incrementato con un protocollo con la sezione elicotteristica di Catania, con un medico sempre pronto e addestrato per il salvataggio e il SAR in elicottero. Quindi siamo sempre pronti. Sempre allerta. Noi vogliamo tornare, perché come dicevamo oggi c'è stata davvero abbiamo deciso una sorta di filo conduttore, il filo conduttore che è quello della memoria. Uomini però che hanno deciso di rimanere uomini, di dare una testimonianza. Allora vi vogliamo raccontare la storia semi sconosciuta di Karl Lutz, che era un diplomatico svizzero e che nel 1944 salvò tante vite. Ascoltiamolo. Ma se una persona mi tende le braccia perché sta per annegare, prima di trarla in salvo, devo chiedere ufficialmente il permesso? Il nome di Karl Lutz, diplomatico svizzero, non ci dice molto, ma è a lui che si deve la più grande operazione di salvataggio nei confronti degli ebrei verso la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nei primi anni 40 la vita trascorreva serena a Budapest ed il paese sembrava un'isola felice anche per la comunità ebraica. L'Ungheria era alleata della Germania, ma il capo dello Stato, Miklos Horthy, riusciva a proteggerli. Tutto precipita il 19 marzo del 44, quando Hitler dà il via all'operazione Margarete. Con l'occupazione al governo magiaro, reo di essersi arreso all'Armata Rossa, viene chiesto una partecipazione attiva alla cosiddetta soluzione finale. Lutz, da semplice console, è in quel momento la rappresentanza di 12 paesi alleati. Sfruttando la sua posizione come direttore della sezione interessi stranieri dell'ambasciata svizzera, comincia a distribuire lettere di protezione ad ebrei pronti ad emigrare in Palestina. Le persone registrate in elenchi collettivi di circa 1000 unità e con documenti personali. Più volte, lo racconterà lui stesso, Lutz incontrerà il famigerato comandante Adolf Eichmann. Le lettere vengono accettate in ricordo del lavoro diplomatico di Lutz in Palestina a favore dei tedeschi contro gli inglesi. Grazie a lui oltre 60.000 ebrei ungheresi si salvarono, la metà di tutti i superstiti della comunità magiara. Dopo la guerra la Svizzera ammonì Lutz per aver agito senza permesso, oltre le proprie competenze, amareggiando il resto della sua vita. Solo nel 1995 il governo federale si scusò ufficialmente. Il museo Yad Vashem lo onora dal 1965 con il titolo di Giusto tra i popoli. E
E questo era il racconto che noi abbiamo ricavato dall'eroe dimenticato di Daniel Van Harburg. Consigliere, queste sono le storie che comunque ci fanno ritornare un po' di serenità, forse. Sì, senz'altro questa storia è emblematica di quello che è poi stato effettivamente all'epoca. Grazie a Dio ci sono state evidentemente persone come Schindler, come Perlasca o come tantissime famiglie normalissime italiane, europee, che hanno anche salvato tanti ebrei dalla Shoah. Purtroppo, anzi, meno male che ci sono state persone che non si sono voltate dall'altra parte e che hanno evidentemente con la loro indifferenza permesso quello che poi è stato lo sterminio di 6 milioni di ebrei. E la sua famiglia conosce qualche storia di queste? Beh, i miei nonni sono stati per esempio salvati da una famiglia cattolica che li ha salvati e che fanno parte del libro dei giusti, della via dei giusti. Quindi anche. Lo vogliamo anche ricordare il loro nome? Era la famiglia Russo, mi ecco. Sembra, forse, adesso sinceramente... Dobbiamo chiedere ai nonni. Sicuramente richiederò i nonni, che grazie a Dio sono ancora tra noi. E allora, questa era una storia che vi volevamo raccontare, ma vogliamo anche raccontarvi qualcosa di più, di quello che sta accadendo, di quella tragedia, perché sembra che non abbiamo imparato nulla dalla storia. C'è un servizio curato dalla nostra Barbara Masulli, e allora andiamo a vedere che cosa accade in Europa. Ci sono bambini molto piccoli, ragazzini infreddoliti e assonnati con le loro famiglie. Sono sbarcati al Pireo la scorsa notte. Quest'uomo arriva da Baghlan, una provincia dell'Afghanistan. Si chiama Nasim. La via del mare è molto pericolosa, dice, ma che cosa potremmo fare altrimenti? Abbiamo dei figli, dobbiamo rischiare. Questo ragazzo invece ha lasciato la capitale della Siria, Damasco. Amar, 27 anni, spiega che rimanere nella sua terra sarebbe stato troppo pericoloso. È pieno di bombe, per questo sono venuto qui. Per la maggior parte di loro però il viaggio continua. Salgono su un pullman come questo che li conduce al confine con la Macedonia. Da lì poi provano a raggiungere l'Europa occidentale. Ed è proprio di queste ore l'accusa mossa dalla Commissione europea nei confronti della Grecia che non starebbe facendo abbastanza per contenere l'ingresso dei migranti, trascurando i suoi obblighi nei processi di identificazione, registrazione e controlli. Ma mentre una parte di immigrati riesce ad arrivare sulle coste elleniche, tanti altri non ce la fanno. L'ultimo naufragio nell'Egeo orientale racconta di una nuova tragedia. Almeno 7 persone sono morte, compresi 2 bambini. Il gommone è affondato al largo dell'isola di Kos, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere più pesante. Le operazioni di soccorso sono quotidiane. Questa motovedetta italiana, ad esempio, la scorsa notte ha salvato la vita a 36 persone. Erano stipate su un barcone di 5 metri in balia del mare mosso. 9 erano donne, 12 addirittura bambini al di sotto dei 2 anni. Sul fronte politico a fare rumore è un provvedimento controverso approvato dal Parlamento danese che scoraggia i rifugiati a chiedere asilo nel paese. Le misure infatti prevedono la confisca ai migranti di denaro, gioielli e oggetti di valore che superino 10.000 corone, cioè 1.350 euro, per pagare le spese del loro mantenimento. Le reazioni di profughi non si sono fatte attendere, è una legge sbagliata, non possiamo accettarla, dice Iwa Iracheno. Il Parlamento deve ripensarci perché si tratta di un provvedimento disumano. Abbiamo visto le immagini di questi bambini, di queste famiglie che cercano di fuggire. E lei naturalmente, dottoressa, ha visto anche a differenza tra il Mar Mediterraneo e il soccorso rispetto al Mar Egeo, anche la tipologia di migranti che fuggono. Sì, l'emergenza è sempre emergenza naturalmente. Io torno adesso guardando queste immagini, torno da qualche settimana proprio dalla missione in Aegean Sar Operation, perché collaboriamo da circa un mese e mezzo con il MOAS, che è la Migrant Offshore Aid Station, che è una ONG maltese. Noi collaboriamo legata come team ad una coppia legata molto generosa, sì, anche sì, loro che hanno deciso di quelli che hanno deciso, deciso di esatto, non guardare che hanno deciso parte. Di non guardare di non girare le spalle, e noi collaboriamo come team sanitario attivamente, quindi abbiamo vissuto la differenza della tipologia di salvataggio che c'è tra il Mar Mediterraneo, dove ho quasi da sempre lavorato, e il mar
e il mare Egeo. Le distanze sono diverse, geograficamente, geopoliticamente comunque è tutto diverso perché i confini sono molto ristretti tra le coste turche e i confini, quindi i limiti territoriali delle coste greche. E si può pensare che sia positivo da un lato perché i tempi di soccorso e i tempi di arrivo a terra sono più brevi del Mediterraneo, però le condizioni meteorologiche variano in maniera repentina e i tempi di salvataggio devono essere brevissimi. Si parla anche di questione di 20 minuti, di 5 minuti, e la cosa più brutta psicologicamente è pensare piccole imbarcazioni di massimo 50-70 persone, sono dei gommoncini praticamente fatti di nulla, che arrivano quasi alle coste delle isole greche, quindi arriva la speranza, arriva la serenità, e da lì le isole sono comunque con piene di scogli sommersi e la tragedia può arrivare all'ultimo minuto, negli ultimi 10 metri magari di mare, e quindi dobbiamo essere sempre pronti. E le ipotermie adesso con queste condizioni meteorologiche abbiamo visto davvero delle grosse tragedie avvenire davanti ai nostri occhi, specialmente bambini che per il freddo e per la mancanza di riscaldamento li abbiamo anche visti lasciarsi andare. Dottor Taché, abbiamo sentito anche che in Danimarca si sta ragionando sulla confisca. Mi attende però un attimo, certo. Facciamo vedere ancora qualche titolo e prego, poi ritorno da lei. Ha rovinato la mia famiglia, mi sono vendicato, ha confessato il 72enne che questa mattina a Carrara ha ammazzato un maresciallo dei carabinieri. Il militare aveva arrestato per droga i due figli del suo assassino. Ora Zika fa paura, l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte, può diffondersi in fretta, nuovi casi in Europa, già più di 4.000 casi sospetti in Brasile, appello shock dalla Colombia alle donne, non fate figli fino a luglio, ecco cosa c'è da sapere. Slitta al 2 febbraio il primo voto sulle unioni civili, previsto più tempo per il dibattito, la Lega decide di ritirare il 90% degli emendamenti. Richiamo dell'Unione Europea alla Grecia, gravi carenze alle frontiere esterne, il primo passo per arrivare ad una sospensione del trattato di Schengen. L'Italia resta un paese ad alto tasso di corruzione, 61esima nel mondo, penultima in Europa, davanti solo alla Bulgaria. Dopo l'accordo di ieri sera di Padoan in Europa per la gestione delle sofferenze delle banche italiane, non ci sarà una sola bad bank, ma lo Stato darà garanzie per i cattivi crediti che hanno speranza di essere recuperati, esclusi i titoli spazzatura. Il meccanismo non ha per ora trovato il favore dei mercati, a Piazza Affari forti perdite dei titoli bancari. Nel terzo giorno di protesta dei lavoratori dell'Ilva di Cornigliano, agenti e manifestanti arrivano al faccia a faccia, alta tensione sciolta grazie al gesto di una funzionaria di polizia che si toglie il casco e stringe la mano agli operai che fanno un passo indietro. Dal Senato intanto arriva la notizia che è passato il provvedimento sulla vendita ai privati dell'Ilva. Maresciallo dei carabinieri ucciso a Carrara da un pensionato, aveva rovinato i miei figli, ha detto l'assassino, dopo essersi costituito. I due ragazzi erano coinvolti in indagini condotte dal sottufficiale. Ecco, abbiamo visto alcuni dei titoli che raccontano la giornata, ma eravamo rimasti in sospeso con una domanda con il dottor Taché. Come abbiamo visto nei titoli, la UE è contro la Grecia, però sembrerebbe che contro la Danimarca sia stata quello che sta succedendo in Danimarca è assolutamente inaccettabile. Ecco perché credo che il giorno della memoria sia importante perché viviamo evidentemente in un'Europa che ancora non ha imparato dagli errori del passato. E tanto è vero che in Danimarca sta succedendo questo, in Ungheria abbiamo rivisto di nuovo i numeri sul braccio, ci ritroviamo un antisemitismo non più troppo latente, perché addirittura un ebreo ortodosso non può girare in giro con la kippah. Oggi anzi il Foglio ha fatto un'iniziativa importantissima proprio per reagire a quello che è l'antisemitismo. La raccontiamo ai nostri telespettatori? Sì, diciamo che il Foglio ha avuto questa iniziativa, ha fatto questa iniziativa di far uscire insieme al numero del Foglio tante kippah. Che lo ricordiamo, è il vostro copricapo. È questo, ecco. che...
che proprio perché in un momento come questo, recentemente un presidente della comunità ebraica in Francia ha esortato gli ebrei a non mettere la kippah per paura che possa succedere qualcosa. Ecco, noi non dobbiamo avere paura, dobbiamo reagire, abbiamo il dovere di reagire, però dobbiamo imparare dagli errori del passato. Assolutamente sì. Andiamo a vedere anche che cosa è accaduto in Parlamento, la giornata politica oggi. Vediamo, Augusto Cantelmi. Conto alla rovescia per l'approdo nell'aula del Senato del disegno di legge sulle unioni civili, ma prima che la battaglia parlamentare abbia inizio arriva già il primo rinvio. Domani non ci sarà il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità, che slitta invece a martedì 2 febbraio. A Palazzo Madama si procederà soltanto con l'incardinamento del testo di legge e una discussione su sospensive e pregiudiziali, niente di più. Per entrare nel vivo del confronto bisogna aspettare la prossima settimana, se non quella successiva, poiché non si conoscono ancora i tempi del voto. Dopo un incontro al Senato, invece, una sorta di patto tra gentiluomini, tra i capigruppo, la Lega sarebbe pronta al ritiro del 90% degli oltre 5.000 emendamenti presentati in cambio di un allungamento dei tempi di dibattito. Così, alla vigilia del primo appuntamento in aula sulle unioni civili, i partiti, molti dei quali divisi nel loro interno, provano a posizionarsi. La situazione più complicata resta quella del PD, nonostante l'accordo raggiunto all'unanimità ieri dai senatori di appoggiare l'impianto del disegno di legge Cirinnà. Su alcuni emendamenti, infatti, ci sarà l'indicazione del partito pronto a sostenere quelle modifiche che prevedono, ad esempio, l'eliminazione dagli articoli 2 e 3 di ogni richiamo al codice civile in riferimento al matrimonio. E fin qui tutto bene. I problemi, invece, nascono con le adozioni. Una trentina di senatori democratici sono contrari e chiedono l'introduzione dell'affido rafforzato, contrari anche i senatori di Area Popolare che minacciano un referendum abrogativo. Maggioranza a rischio dunque, e qualora il possibile aiuto di altri gruppi parlamentari, a cominciare dal Movimento 5 Stelle, che si dice pronto a sostenere il testo Cirinnà, ma senza modifiche, sostegno del quale Matteo Renzi continua a non fidarsi e teme tranelli nel voto segreto. Governo che invece non dovrebbe incontrare sorprese nel voto di sfiducia presentato dalle opposizioni per la questione del salvataggio delle banche. Il premier Renzi, in attesa del risultato dell'aula, difende a Palazzo Madama le scelte dell'esecutivo di salvare i 4 istituti di credito in difficoltà. E questa dunque la giornata, la riflessione, il punto del nostro Augusto Cantelmi, ma noi vogliamo ritornare con la mente e con la memoria a tanti anni fa, all'ottobre del 1982. Ascoltate le parole del presidente Mattarella, ricorda un bambino. Il nostro paese ha pagato più volte in un passato non lontano il prezzo dell'odio e dell'intolleranza. Voglio ricordare un solo nome, Stefano Taché, rimasto ucciso nel vile attentato alla sinagoga nell'82 a Roma. Aveva solo 2 anni, era un nostro bambino, un bambino italiano. Era un bambino italiano, così diceva il nostro capo dello Stato. Era suo fratello. Ebbene sì. Che cosa ricorda di quel giorno? Lei c'era, perché anche lei è rimasto gravemente ferito in quell'attentato. Sì, no, chiaramente non ricordo nulla del momento perché ero troppo piccolo per avere dei ricordi nitidi, però sicuramente purtroppo mi ricordo tutto il resto, mi ricordo l'ospedale, mi ricordo lo stare male successivo. Certo, anche per il fratellino. Voi avete avuto la gioia di incontrare Papa Francesco, sì. Che appunto, insomma, ha voluto onorare la memoria di suo fratello Stefano. È stata una grande emozione, un grande onore incontrare il secondo Papa che ho la fortuna di incontrare. Quindi è sicuramente stato un gesto molto importante, anche perché ci siamo ritrovati davanti alla lapide che ricorda l'attentato. E quindi è stato emozionante, senz'altro.
È stato sicuramente emozionante, lo stiamo rivedendo anche nelle nostre immagini, sono questi probabilmente i gesti che ci affratellano. Sì, anche proprio per una questione di memoria, per ritornare sul discorso centrale della serata, la memoria è fondamentale, perché noi in Italia purtroppo un attacco terroristico di matrice islamica l'abbiamo già avuto. Assolutamente sì, non dimentichiamolo. Vogliamo adesso farvi vedere qualche altra immagine. Vediamola. Ecco, le sono familiari, dottoressa, queste immagini? Che cosa le ricordano? Mi ricordano tanti giorni, tante giornate, tante navigazioni passate con persone splendide, con altri ragazzi in gambissima, miei colleghi medici, che voglio ricordare, io sono solo un piccolo pezzettino di un mosaico enorme che lavora in continuazione anche adesso, mentre io sono qui seduta ho il pensiero a dei miei colleghi che stanno sicuramente in mezzo al mare, i nostri team, anche con chi abbiamo collaborato, la gente che abbiamo conosciuta, i mille occhi che abbiamo incontrato sicuramente i bambini sono di tutti. Ce la racconta tutti. Proprio brevissimamente la storia di quel bambino che mi ha raccontato poco. Sì, l'ultimo che posso ricordare, perché più vicino, è stato il piccolo Maam di pochissimi mesi nel mare Egeo, in un salvataggio immediato alle prime luci dell'alba, dove c'è stato un naufragio, dove sfortunatamente un altro piccolo bambino, una piccola creatura di 3 anni, non ce l'ha fatta, l'abbiamo già trovato comunque in acqua esanime, senza vita. Questo bambino invece era in ipotermia profonda, abbiamo attivato la rianimazione neonatale, abbiamo attivato i protocolli per il recupero della temperatura corporea, e io sono riuscita a riprendere fiato quando ho sentito il primo battito del bambino. E allora, ecco, proprio con un'immagine di vita, voglio ringraziare il dottor Gadiel Taché, consigliere della Grazie. Comunità ebraica di Roma, voglio ringraziare la dottoressa Giada Bellanca del CISOM, del Corpo Italiano Grazie di Soccorso dell'Ordine di Malta. Dopo di noi vi ricordo il diario di Papa Francesco, e per continuare il filo rosso che ci ha seguito per tutta la serata, il Giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica. Vi lascio con delle immagini davvero bellissime di bambini. Buona serata a tutti, ci vediamo domani. I can see